Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Sive in questo nuovo video di Kingdom Hearts. Benissimo, andiamo pure avanti, vediamo un po' che succede. Andiamo dalla regina di cuori, digli, ciao, dino, metto la tela roba, sai? Cazzo mi risponde, non mi posso neanche parlare. Posso pirlarle? Insomma, devo andare forza in faccia a lei per parlare. Eccoci qua. Sbrigati, procura le prove subito. Io le ho le prove. Sono rincoglionato che non ho letto bene. Oggetti, scorta. Indizio. Sono quattro. Ho le quattro prove. Quindi, cosa devo fare? Oggetti. Non sono qua. Come osi stare lì? Che cosa hai da guardare? Insomma, ditemi. Devo star qui. Devo parlare con Alice. Chi sei tu? Io sono Sora. Io sono Pippo e lui è Paperino. Piacere di conoscervi, anche se vorrei che le circostanze fossero diverse. Mi dispiace che siate rimasti coinvolti in questa faccenda. Ok, vediamo un po'. Sei pronto a presentare le tue prove alla regina? Oh! Molto bene, la difesa si avvicina al banco. E vediamo un po' che succede. Mostrami cosa hai trovato. Le quattro prove. Beh, hai trovato molte prove, ma non sono per niente impressionata. Carte portate le mie prove. Oh, c'è una quinta? Com'è possibile? Controllate tutte e cinque e una perdita di tempo. D'accordo, scegli una, quella che vuoi. Presentare. È un bel casino perché c'è una quinta. Deciderò chi è il colpevole in base a quella prova. Cosa? Dopo tutto il tempo che ci ho messo per raccoglierle? Osi obbedire? Allora perderai la testa. Ora scegliene una scatola. Se io non lo so cosa ci sia, ma lo stregato è unico per fare questi scherzi del cazzo e trasformarsi in cose. Quindi non ne ho la minima idea di cosa prendere. Apri. Sei sicuro? Non ho mai un'altra possibilità. Che cazzo, però. Ho un po' di dubbi. Lasciami pensare. Io non so quale sia quella giusta. Dai, ho 4 possibilità su 5. Vuoi che faccio una cacata? Vabbè, dai, sono sicuro. Prendiamo questo. Dimmi che c'è l'Hertz. Oddio, si è rodato. Ma che diavolo era quello? Ecco le tue prove, Alice innocente. Silenzio, io sono la legge qui. Articolo 29, chiunque sfidi la regina è colpevole. Ah beh, insomma, a posto allora. È pazzesco. Prendeteli subito. Oh, interessante. E sti cosi? Oh. Ah, interessante che nessuno si avvicini alla torre. Oh, quindi dobbiamo andare alla torre noi. Ho già capito. Scusa, se riusciamo a menare queste carte sarebbe anche bello, eh. Ok, la torre, eccola qui la torre. Cosa devo fare? Beh, non sembra niente di grave, insomma. Dobbiamo fare solo questo. Vediamo se si è una moscia, insomma. Ok, fatto. Qualsiasi cosa si fare, la torre l'ho fatta. E adesso vediamo le carte. Lei solo alla torre, vedete? Vediamo. Ok. Allora, devo fare qualcos'altro perché vedo che sono solo intontite le carte. Ah, la torre qui, guarda. Ah, capito, ci ho messo 30 anni. Mamma mia, che ricoglionito che sono. Ok, quindi questo è l'altro. Perfetto. Dice che devo fare. Oh, vabbè, allora. Se è assunto così, facciamo presto. Guardate quanta roba c'era. Oh, signor Ricabeccioli, come si chiama? Cara Alice, sei lì. Sei inculata, cioè, ti sei fottuto, diciamo. Ti hanno rapito. Devono averla rapita mentre combattevamo. Sciocchi! Trovate il responsabile, non mi interessa come. Ok, tutte agitate queste carte. Io però tutta sta roba che ho perso, l'ho solo persa, accidenti a me.
Allora vediamo cosa ci dirà mai la regina. Signora regina, mi scusi, sa, non è che voglia essere, non stare lì senza far niente, molto gentile, senza un'imputata non c'è processo. Beh, questa è una cosa normale, insomma. La regina ha parlato, trovate subito Alice. Ma siete delle palle senza fine. Io non è che adesso il corpo riesco a salire. Allora salviamo. Allora salviamo, benissimo. Andiamo a vedere dove possiamo andare e cosa fare, perché io sono abbastanza convinto che qui si possa in qualche modo andare, perché se no non avrebbero mai messi, dai. Che ci sia un'entrata che mi sfugge, esiste questa possibilità. Andiamo a vedere qua. Oh, qualcosa cambia. Oh, questo gatto? Hai visto Alice? Alice? No, le ombre sì. Dove sono andate? Da questa parte? Da quella parte? Che importa? Sinistra, destra, sopra, sotto, tutto è confuso a causa delle ombre. Attraversate il bosco e raggiungete il giardino del tè. Forse troverete le ombre nella stanza sottoposta, sotto, sopra. Ho capito un cazzo di quello che ha detto. Complimenti, c'è una strada che abbiamo già percorso lì. Oh, che palle! Ma lei è grosso, sa! Tanto grosso! Cominciamo a cambiare un po'. Magari prima facciamo quelli piccoli, che è meglio, no? Scusate, scusi signor Ertas, non me ne volga, non me ne voglia, non so più parlare. Ma quello grosso? Quello grosso è qui. Allora proviamo a fare. Ok, così magari. Andiamo. Davanti no, dobbiamo prendere da dietro, mi ha detto così è un po' brutto, però insomma abbiamo reso l'idea. Vabbè, ci ha pensato. Oh, ci ha pensato il topolino, il paperino, diciamo quello là, insomma. Con la magia che ha fatto tutto il resto. Io prendo, accidenti. Oh, c'è quello grosso. Che bello, che bello, beh, sono contento. Dimmi che lettere. Pozione. Vabbè, ci è andata male. Allora, vediamo cosa ci dice questo. Ultimamente girano strane tipi. Grazie, molto gentile. Scusate un secondo. Eccomi qua, scusate il corriere. Allora, ma ok, pausa. Ah, stavamo dicendo che c'è tanta gente che deve ammazzare. Spero che ci diano lettere, così almeno blocchiamo anche l'ultimo pezzo. Spero che non ci stiamo vendo qua, però, Ok. Abbiamo una nuova magia, devo usare. Oddio, mi è stato qualcosa. Cos'è? Aiaia, bastardo. Anello di fiore. Cioè, cosa sia? È un anello, ovviamente. Ok. Vai. Ti trasporta, le fanno tutte. Le fanno tutte. Vai, vai. Vedete che abbiamo la scivolata adesso. Oh, un'altra che è, non riesco a capire come si attivi. L'ho attivata, però non ho capito perché non l'ho mai vista in azione. Se bastava, vi faccio vedere. Adesso mi dite nei commenti, siete molto gentili, carini. Scivolata è attiva, come vedete, perché dice disattiva. Scan è attivo e colpo è attivo. Qui dice che praticamente permette di colpire rapidamente i nemici di fronte e può infliggere danni critici. Non ho visto quella sta rapidità io. E non penso sia attiva, cioè nel senso è una cosa passiva che venga in automatico una volta che si è attivata l'abilità, però non ho visto nessuna differenza. Siamo a AP. Scusate, non ho visto quanta AP ho. Ah, 2 di 3, ok, sono al massimo. E quindi sono un po' perplesso, giusto per quello, se mi sapete dire qualcosa, vi ringrazio. Ecco come ha fatto il fiore. Allora, vediamo un po' se manca qualcosa. Se manca qualcosa, deve esserci un punto dove non siamo andati benissimo bene. Quindi sì. Adesso, perché qui sopra è un problema. Combattere un orecchio, facesse cadere, appunto. Facesse cadere. Allora, lì siamo andati, ne sono abbastanza sicuro. Noi dobbiamo andare in un posto nuovo, giusto? Un posto nuovo. Sono cambiate effettivamente un po' di cose, vedete, mi fa andare. Quindi probabilmente devo ritornare grande.
Ovviamente devo ritornare grande per far sì, perché vedete qui c'è un, cioè è strano che deve esserci qualcosa. Allora, aspettate, prima di tutto il sasso che era davanti l'ha spostato, che sia questo. Vediamo cosa dice qui. Leggere quale, no, forse dove c'era il sasso davanti, ricordate, può darsi che adesso sia spostato. Devo guardare, scusate, ma è lì. Vediamo un po' se mi sa che devo, ecco, esatto. Oh, che palle. Quindi lì c'è un'altra strada, effettivamente. Vediamo dove porta. Porterà la salita, come aveva detto loro. Loro, gatti. Abbiamo finito? No, quanto pare, no, c'è tanta gente. Tanti altri, c'è anche del cibo, della roba qui. Fatemelo prendere. Accidenti. Non lo trovo l'etere, non c'è cosa fare. Ma poteva, non so, la gran pozione, che cazzo so. Basta l'etere, voleva quel fiore. Allora, siamo a posto, possiamo andare. Fatemi vedere se qui c'è qualcosa. Non lo so, andiamo, voilà. Ecco il genio di te, esatto. Oh, uno schigno. Questo è il cappello elevato e le patobese stile. Buon compleanno, vero? Sarà sicuramente così. Ok, cosa devo fare? Sto pensando, scusate. Posso salire sulla sedia, vero? E non posso salire qui sopra. È palle, perché trovo tante cose e non posso usarle. Allora, aspettate un attimo. Non posso andarci. Quindi, cosa dice? Buon compleanno. Beh, mi fa tanto piacere, insomma. E io cosa esattamente devo fare? Il bosco del lotto. Ah, si poteva entrare, va a capire, scusa. Oh, salve. Le ombre si nascondono da qualche parte. Vuoi trovare le ombre? Prova ad accendere la luce. Beh, interessante come esplicito, insomma. Allora, accendiamo la luce. Oh, salve, signore Atlas. Adesso cominciamo a mattarle. Ok, livello Sora, livello, ha fatto un livello. Perfetto, scusate, potete morire, gatti, gentilmente, non è che voglio essere un po'. Oh, salve, lei di nuovo. Ok. Benissimo. Potrei usare la magia, però ho voluto rinunciarvi. Cioè, ce l'ho, nel senso che. Però. Ok, vai. No, non fa ste cacate. Vedete, sta cosa, se avessi usato quell'abilità mi sarebbe tanto piaciuta, però a quanto pare quell'abilità non c'è. Vai, ok, bellissimo, grande. C'è rimasto solo quello, vero? Diamogli un attimo alle spalle e vediamo, riempito di botte. Si è girato subito. Ok, andiamo, spalla. Perfetto, oh, data. Posso provare a usare anche la magia, adesso l'equipaggio, magari il Blizzard gli fa rallentare. Allora, modifica status, ghislario, configura, modifica, no? Sì, Blizzard X, ma già assegnata, ok. Quindi se facessi così ho Blizzard, va bene. Andiamo pure a vedere che cazzo succede. Qui c'è una, niente, non c'è niente. Per salire di sopra, l'unica è così. Ovviamente non me l'ha preso il salto, se no ero arrivato. Ok. Vai. Ok, preso. Ottimo. Oh, sto gatto. La lousa non basta, illumina di più la stanza. C'è un'altra. E come? Devi accendere un'altra lampada. Beh, questo, su questo non c'è dubbio. Vai. Salve. Le luci sono tutte accese, presto vedrai le ombre. Appariranno in questa stanza, ma da un'altra parte appariranno. Le ombre potrebbero cercare anche quella serratura. Quindi, vedete che qui è tutto sotto, tutto sotto. È strano sto, ma questo è il soffitto della stanza dove eravamo prima. Dove c'era il tavolo, eccetera, può darsi, Non ne ho idea, è un po' difficile capirlo così.
Vediamo un po' se qui c'è qualcosa di buono. Guardiamo bene. Sì, è questa la stanza. Solo che non ho capito bene dove devo andare. Cosa devo fare? Le luci sono accese. Qua non c'è niente da fare. Provo ad andare verso l'uscita, magari compare qualcuno. Adesso non ricordo neanche dove era, dove fosse. Qui non è, qui non è. Ha detto che c'è una serratura. Che sia la porta. Certo, può darsi che sia la porta quella che dorme. Ma prima di tornare indietro volevo un po' esplorare la zona. Tanto non ci sono più le altre, vorrei un attimo approfittarne. Perché effettivamente non ho guardato se c'era qualcosa di cliccabile. Non dovrebbe, però insomma questo coso non ho capito. Vedete che questo coso che ho detto prima qualcosa serviva? Blocca. Madonna, ci ho cliccato in mano. Dove siamo? Oh salve, che bel piacevole sorpresa. Thunder Gummy. Bene, il pezzo della nostra... lì come cazzo ci arrivo però? Ah, mi sa che da qui non ci possiamo arrivare. Chissà se avremo più avanti un doppio salto, qualcosa del genere. No, a quanto pare non si può. Va bene, salviamo di nuovo. Cioè, due palle. Insomma, scriviamo qui che è meglio, va? E andiamo a... dal tipo abbastanza bizzarra è questa, sì, dal tipo che con la serratura, insomma. Comunque, ah, ecco, ciao, ci vedrai meglio se vieni qui in alto. Quindi vuoi che vada lì? Questo quindi non dove più, però vedete, sì, invece pisola c'era qualcosa che era apparso qui, però non ho idea di cosa. Mi sono sbagliato da sopra, sembrava di sì. Ok. Opla, ce la faccio, non ce la faccio, quindi, ok. Allora, stregatto, cazzo vuoi? Ah sì, carino, carino. Le ombre saranno qui a momenti. Sei preparato al peggio? Altrimenti peggio per te. Molto gentilo. Cazzo. Boss. Lei è? Simpaticissimo, a quanto pare. Oh, tante facce lei ha, tipo cappellaio. Ok. Ah, che bello. Quindi io solo da qui posso prenderla? A quanto pare sembra. A meno che da qui no, non posso fare un cazzo. Pensavo che magari da lì gli rompessi le gambe o roba del genere. Quindi, benissimo. So che se devo fare sempre così è una bella palla, eh. Una blizzard o qualcosa. Vediamo un po'. Fire! Ok, Fire ha decisamente fatto qualcosa. Vediamo. Ok, devo fare Fire ogni volta. Beh, almeno posso farlo anche da lì. Quindi, Fire! Fire! Non è servito un cazzo di niente. No, devo farlo da sopra. La sedia? La sedia non c'è più? Gran problema. Se sali, magari diciamo tutti quanti a fare qualcosa. Salta, grazie. Ma è un problema. Ok. Aie, vai. È un bel problema. Non ho modo di salire. Però dai, un po' di botte che stiamo dando, davvero. Ok. Qualcosina li stiamo facendo, non tantissimo. Ok. Ok, vai. Perfetto. Quindi andiamo ancora di Fire o di Thunder. Non fa tanto tanto. Devo stare anche due passi. Ok. Ok, vai. Non è certo il massimo combattere così. Se l'hanno pensata così, non ci sarà. Vai. Non lo prendo. Allora, oggetti, pozione, spara. Ok, vai. Allora, aspetta, se riuscissi a prenderti, non serve mica niente, eh. C'è una gran palla però, bisogna dirlo. Non ho più magie, siamo a posto. Ok, forse qualcosina si può fare.
Ecco, ci siamo quasi. Non manca tanto. Ok, fatto. Mamma mia, cioè, non era difficile, era proprio palla però. Ce la fai? Sembrerebbe caduto. Addio, è stato un piacere per me, insomma, vederla. Carote. Ha tenuto corno di Ifrid. Oh, c'è Ifrid. Il GF di Final Fantasy 8. What a racket. How's a doorknob to get any sleep? L'ha aperta. Cos'è stato? Hai sentito? Era come se fosse chiuso qualcosa. Oh, un pezzo di qualcosa. Questo Gammy non è come gli altri, no signore. D'accordo, lo tengo io. Pezzo di Navigammy, beh, interessante. Veramente notevole. Siete proprio degli eroi. Se cercate Alice, non è qui. Se n'è andata via con le ombre nell'oscurità. No, torniamo sulla gunship, forse la troveremo in un altro modo. Raggiungiamo un cerchio di energia per tornare sulla gunship. Ok, ma tutta la cosa che non abbiamo preso qui, che ci sono diverse cose. Adesso salvo un attico, ci salutiamo e poi vedo cosa fare nel prossimo episodio, perché c'è ancora della roba che vorrei prendere, quel fiore che vorrei usare. Quindi ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like, commentare se vi piace, di farmi sapere cosa ne pensate. Ma adesso vi do saluto a Shiba, ciao ciao.